Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Ve l'avevo promesso, ve l'avevo detto che comunque continuavo la serie sui pronostici di Serie B. E infatti sono qui per provarvi anche questa serie sui pronostici di Serie B. Sta andando molto bene e quindi vi ringrazio di cuore e la continueremo per ogni turno di, campionato. Come gli altri turni andremo a pronosticare di consuetudine 5 match. Anche qui pronosticherò 5 match. E invece qui non facciamo il match con magari con un pronostico un po' sorpresa, che nessuno si andrebbe a giocare. Nel senso, magari abbiamo fatto nel video di ieri tra Milan e Benevento, messo X, cosa che magari tutti avrebbero messo 2 fisso tra Benevento e Milan. Qui invece facciamo l'incontrario. Il match che invece non dovete giocarvi, perché secondo me potrebbe essere un inghippo e vi potrebbe far perdere questa schedina. Non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. I match che ho scelto da pronosticare sono Lecce Monza, il primo. Poi abbiamo Cremonese Chievo, Frosinone Spal, Brescia Vicenza. E l'ultimo ve lo dico dopo, perché è il 4 più 1, il 5, quello che secondo me potrebbe darvi un esito che voi non vi aspettate. Incominciamo subito da Lecce Monza. Lecce Monza, c'è molto da dire ragazzi, abbiamo due squadre comunque forti, due squadre che per la Serie B hanno reso importanti. Mi viene in mente il Monza che sola, come nomi solo Boateng e Balotelli là davanti, un Monza che sicuramente verrà in Serie A perché con la rosa che ha il Monza non può non venire in Serie A, e se non dovesse venire in Serie A potrebbe anche essere quasi fallimento per la squadra di Brocchi. Mentre affronta un Lecce che viene comunque da un pareggio contro il Cittadella, pareggio che è stato gestito, cioè vittoria che poteva essere anche la portata della squadra di Icorini, però purtroppo si è fatta riagguantare una volta che è andato in vantaggio per 2-1 il Lecce, e quindi trova solo un punto. Lecce settimo in classifica a quota 25, Monza terzo invece, che sta salendo molto di più in classifica il Monza, a quota 29. Le ultime tre del Monza sono 3 vittorie, mentre le ultime 3 del Lecce sono pareggio, vittoria, sconfitta. Quindi una partita molto molto complicata. Mi dispiace dirlo per i tifosi leccesi, perché io ragazzi mi sto appassionando molto al mondo Lecce, però io devo dire ragazzi, questo pronostico qui ragazzi, devo dire un 2 secco del Monza in casa del Lecce. È difficile comunque anche per il Monza sfidare una squadra come il Lecce, ma vedo un Monza favorito. Prossima, avevamo detto Cremonese Chievo, bella partita interessante. Abbiamo un Chievo non in classifica a quota 21 punti, Chievo che addirittura ragazzi nelle ultime 4 viene da 4 pareggi, quindi Chievo che raccoglie poco, no? Come somma di punti, in 4 partite sono solo 4 punti, infatti si ritrovano non in classifica a quota 21, quindi un Chievo che deve iniziare a marciare se vuole puntare a minimo ai playoff. La promozione diretta tra le prime due è difficile, perché in questo momento dista di 10 punti, quindi bisogna lavorare per entrare nei playoff, e sicuramente il Chievo lo può fare, vista comunque anche la buona rosa a disposizione di mister Aietti. Affronterà una Cremonese che comunque a me non mi dispiace come squadra. Abbiamo una Cremonese 15ª in classifica a quota 15 punti. Gli ultimi due sono due sconfitte per la squadra di Bisoli, che sicuramente si deve rialzare. Ha 15 punti in 16 partite, quindi è una brutta media anche di media punti quella della Cremonese in questo campionato. Loro si sa, lottano per la salvezza, ma si potrebbe anche lottare per qualcosina di più per la rosa che comunque tiene la Cremonese. Mi dispiace vederla un po' lì, però mi dispiace anche dire questo pronostico, perché ragazzi io pronostico qui una vittoria del Chievo. Quindi il mio pronostico tra Cremonese e Chievo è un 2 secco. Due partite, ho già pronosticato due vittorie in trasferta. Prossima abbiamo Frosinone Spal, bel match. Abbiamo un match anche qui di alta classifica. Abbiamo un Frosinone decimato dalle assenze Covid. Frosinone che comunque l'ultima partita è stata rinviata giustamente per la squadra di Nesta, perché deve tentare di recuperare più giocatori possibili. È un Frosinone che comunque è sesto in classifica a quota 25 punti, nelle ultime 3 ha raccolto solo 2 punti. È una squadra un po' in difficoltà, ma lo sappiamo che comunque la squadra di Nesta è una squadra particolare. Se c'è da fare il risultato lo riescono anche a fare, perché è una squadra fatta da giocatori che conoscono molto, molto bene la categoria di Serie B, e alcuni sono anche comunque giocatori quasi da Serie A. Quindi è una squadra che sicuramente può fare la sua partita, affronterà una squadra come la Spal, che comunque è una squadra importante, una squadra appena retrocesso l'anno scorso dalla Serie A. Quindi comunque è un big match questo qua di Serie B, un match che sicuramente potremo anche vederlo in Serie A nei prossimi anni. Abbiamo una Spal quinta in classifica, quindi avanti di una posizione rispetto alla squadra di Nesta. Spal che ha 26 punti, Frosinone 25. Dovesse vincere il Frosinone scavalcherebbe la Spal, dovesse vincere la Spal andrebbe ad allungare per altri ben 3 punti, quindi andando più 4 sul Frosinone. È un match molto molto complicato da pronosticare. La Spal viene da 2 sconfitte, mentre Frosinone da un pareggio, una sconfitta. Molto difficile
da pronosticare. Credo in un riscatto della SPAL. Comunque credo che sarà una partita difficile. Però ragazzi, in questa partita mi pronostico un X2, ovvero o pareggio o vittoria della squadra di Pasquale Marino. Prossima partita, ovvero la penultima, avevamo detto Brescia-Vicenza. Mi gioco il Brescia perché è un Brescia che comunque ha ritrovato morale nell'ultima vittoria, proprio in rimonta contro la SPAL. Un Brescia undicesimo in classifica a quota 21, comunque è una classifica molto molto corta, perché a quota 21 abbiamo sia il Brescia undicesimo, Pordenone decimo, Chievo nono con 21 punti, quindi si passano veramente pochissimi punti. Se contiamo che il settimo posto è a quota 25, il Brescia lì alla fine si passano 4 punti da Lecce, settimo in classifica. Quindi una classifica molto molto corta. Brescia che affronta un Vicenza che è in crisi di risultati, nelle ultime 3 ha raccolto solo un punto alla squadra di Carlo. L'ultima sconfitta del Vicenza risale contro la penultima, che è l'Entella, che sicuramente un match complicato per il Vicenza. Infatti ragazzi, mi pronostico la vittoria del Brescia. Infatti per me tra Brescia e Vicenza vi scrivo un 1 secco, ovvero la vittoria del Brescia. Il match che secondo me potrebbe farvi perdere la vostra schedina sulla Serie B, ragazzi, è Entella-Cittadella. Attenzione, abbiamo un Entella che si è rianimato, ha vinto le ultime 2, quella contro il Vicenza, quella contro il Pescara per 3-0, quindi abbiamo un Entella molto molto rivitalizzato. Affronterà comunque un Cittadella quarto in classifica che sta facendo un campionato di tutto rispetto e viene da un pareggio importante comunque contro il Lecce. Cittadella quarto con 27 punti, però ragazzi, secondo me, per gli amanti, no, della Serie B, questo match molti potrebbero andare a scrivere la vittoria del Cittadella, quindi il 2 secco, ma io vi dico di non giocarvi secondo me il 2 secco, perché per me tra Entella e Cittadella vedremo un bel pareggio, quindi un X. Fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento, cosa ne pensate di questi miei pronostici. Lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando, molto molto importante. Noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi.